Degli Masters, Davide Barazzotto mi ha contattato per un inedito e doveva essere una parte audio. E poi un bel giorno mi ha detto: dobbiamo fare anche il video. E io, come siamo a casa, non ci possiamo muovere. Mi ha detto: non preoccuparti, ci penso io. Mi ha fornito un telo verde che viene chiamato green screen. E praticamente i programmi video cinematografici utilizzano questo telo verde come nullo, quindi riprendono riprendono solo solo tutta la la persona o persona, comunque comunque tutto tutto ciò ciò che che non è verde e viene annullata tutta la parte verde. Automaticamente dietro si si può può mettere mettere tutto. tutto. È il chroma key, esatto. In Perché giardino. mi dicono che non mi si ci sentivano, adesso sì, mi sentono, chiedo scusa. Vabbè, tanto ormai siamo partiti, quello che ha detto Greta l'avete capito, quindi il chroma key è proprio l'ultima puntata, siamo sciallatissimi, e Graziano che ce l'ha spiegato, grazie Graziano che ha detto così suona anche male, e quindi ho capito. Quindi hai fatto col chroma key. Avete ambientato Venezia, col chroma key Venezia, e avete fatto questa canzone latinoamericaneggiante come ritmo. Sì, esatto, un Latin pop. Un Latin pop, è proprio così si chiama questo tipo Si di chiamano Latin pop. Latin pop. Andrea, tu pratichi il Latin pop? No, io il Latin pop non lo praticavo le pop un po' di tempo fa, Poi hai. quando sono congiunto Sei mi congiunto. sono dovuto dedicare a una sola pop. Io E in effetti ero un po' in imbarazzo su questa cosa perché io vi sapevo conviventi e congiunti e ho detto, beh, benissimo, ho solo una telecamera da gestire e invece vi vedo divisi. ma allora, ci siamo divisi per molti motivi. Uno è che in casa manteniamo ancora il distanziamento sociale perché riteniamo che sia ancora doveroso, visto tutto quello che è accaduto. Poi abbiamo una casa molto grande, quindi abbiamo deciso anche di stare su zone separate. E poi per non deludere i nostri fan, Greta, dopo questa canzone Sogno con Daniel Mas, è piena di fan che continuano a scrivergli. Io ho una serie di fan ormai datate di una certa età, quindi non volevamo deludere il nostro governo. Mi passi l'acqua, Greta, perché siamo lì. Ah sì, vedo Era che proprio per vedere che la casa è enorme. è una casa grandissima, insomma. Vabbè, ascolta, noi siamo in collegamento con voi due. Adesso stavo riguardando perché in diretta va in leggero ritardo, no? A quello che noi facciamo. No, non è che vai a reggere in ritardo, è lui che è ritardato. Stavo guardando il passaggio Diverso. dell'acqua, non è male come gag, guarda. Ric e Gian ci avrebbero campato a lungo. Volevo dire, torniamo indietro. Stavamo parlando del video. Io vi ho chiamato per un motivo che è quello del video ironico. Ce lo spieghi tu, Andrea, poi lo facciamo partire e così magari vediamo di metterci con una camera sola se riesci a fare questa lunga distanza che ti divide dalla congiunta. Ci proverò, Ok, non lo so. prova. Ma allora, guarda, il video di cui parliamo questa sera è un video chiaramente ironico. Io credo che si debba saper ridere anche delle disgrazie. In un momento terribile come questo, riuscire a ridere di qualcosa che ha fatto davvero molto male ci aiuta anche a stare meglio e a superare i momenti difficili. Poi, in realtà, quello che è accaduto in questo periodo è semplicemente il fatto che le istituzioni hanno finalmente creato quello che era un po' il sogno degli imprenditori biellesi, che era il Made in Biella. E si parla da anni di Made in Biella, non riusciamo ad esportarlo praticamente da nessuna parte, questo marchio importante. Le istituzioni hanno creato il lockdown. In tutto il mondo adesso sanno come si vive a Biella. Chiusi in casa con pochissima movida e credo che sia anche un punto di vanto finalmente di questa città. In effetti c'è una persona che si è risvegliata da un coma dopo 5 mesi all'ospedale di Ponderano,
ha fatto una passeggiata in Via Italia durante il lockdown e non ha capito la differenza da quando non c'era, ecco, quindi Dal primo al dopo. dal primo dopo. In effetti è vero, cioè tutta questa paura della movida Biella, anzi, prima di voi giovedì ho intervistato il sindaco, il primo cittadino, Claudio Corradino, e io ingenuamente nell'intervista ho anche detto, vabbè, ma il problema della movida a Torino, a Biella non c'è, perché, cioè, ma mi è venuto spontaneo. Vabbè, ascolta ragazzi, allora guardiamo questo video, come si intitola Greta? Facciamolo Ora c'è il coronavirus. partire. C'è il coronavirus, chi l'ha fatto non si sa, forse quelli della Cina o Stati Uniti, chi lo sa. Ora c'è il coronavirus, non si sa neanche perché, sarà stato un pipistrello, qualche industria di caffè. Dalla regione della Lombardia, il presidente volete che sia, quel che è successo non ci fermerà, ma adesso state chiusi qua. Ma nelle strade c'è il panico ormai, nessuno esce di casa, nessuno vuole guai, e dagli appelli di Conte in TV, adesso chi ci crede più? Ora c'è il coronavirus, chi l'ha fatto non si sa, forse quelli della Cina o Stati Uniti, chi lo sa. Ora c'è il coronavirus, non si sa neanche perché, sarà stato un pipistrello, qualche industria di caffè. Giù nelle strade si vedono runners che scappano di casa perché pieni di stress. Se non ti tu corri di più, so 400 euro più. Le facce di voi sono miti per noi, dottori ed infermieri sono gli unici eroi. Invece lui, sì, lui era una star, la D'Urso ne riparlerà. Ora c'è il coronavirus, chi l'ha fatto non si sa, forse quelli della Cina o Stati Uniti, chi lo sa. Ora c'è il coronavirus, non si sa neanche il perché, sarà stato un pipistrello, qualche industria di caffè. Attenzione, attenzione a tutta la popolazione, siete pregati di rimanere in casa e uscire solo in caso di estrema necessità. Ora c'è il coronavirus, chi sia stato non si sa, forse quelli della Cina l'han venduto allo Xunfan. Ora c'è il coronavirus, non si sa neanche il perché, forse lo nasconde Putin oppure Trump sotto il tupè. Ora c'è il coronavirus, chi l'ha fatto non si sa, forse quelli della Cina o Stati Uniti, chi lo sa. Ora c'è il coronavirus, non si sa neanche perché, sarà stato un pipistrello, qualche industria di caffè.
Eccoci, tornati in video. E sono tornati anche congiunti i due ragazzi Sì, in congiunti. questione. Siete congiunti. Aspetta che vi rimetto un po' più centrali. Ecco qua. Ma che belli che siete. Ma guardate. Allora, Insieme. voglio farvi i complimenti perché tra tante cose che avete fatto in questi anni che ci conosciamo, musicalmente parlando, questa è la cosa più bella. Tu pensa, la stima che hai nei nostri confronti, Andrea, grazie. No, ma no, no, vabbè, adesso ovviamente era una battuta. Mi incuriosisce sapere come è nato questo video, Greta. Guarda, è nato una sera, lui è una persona molto colta, quindi libro sul balcone post cena e io invece col cellulare su Facebook e vedo un post dove c'era scritto, cos'è che era la frase? La parte dove dicono che rimangono sempre chiusi in La casa. parte dove dice che Sono praticamente tutti chiusi in sono tutti casa. chiusi in casa, che hanno paura, quindi la gente ha paura. E guarda il telegiornale, quello che si dice in televisione che dà calma. E da lì abbiamo iniziato a inventarci una frase sopra l'altra. Quando siamo arrivati al ritornello, guardo Andrea e gli dico: no, aspetta, adesso prendo carta e penna, perché dobbiamo assolutamente scriverla. Da lì l'abbiamo scritta, cioè più che altro è stato lui, io facevo da suggeritrice ogni tanto, Hai perché il messo due parole, paroliere, Greta, quindi due direi che parole, quindi. cioè che con due parole ci ha campato tutta la vita, Esatto, giusto? che Sì. con due accordi, che con due parole. Beh, guarda, E poi niente, la c'è stessa. gente che con due accordi ha fatto una carriera di 40 anni, voglio dire, non quindi. Esatto. E la stessa sera abbiamo deciso di inciderla e il giorno seguente di fare il video. Due stupidi No, praticamente. poi un video molto ricco come ambientazioni, anche ho visto che avete scelto due Colorato, set guardi differenti, dietro. anche due giacche differenti. No, Ma abbiamo utilizzato anche lì, come avrai capito, chiaramente lo sfondo verde per fare tutte le ambientazioni. C'è stato un lavoro dietro anche non No, indifferente. certo, anche perché un orologio così non è facile da trovare in rete per poterlo inserire nel Chroma Key. Oltretutto con un'ora differente l'una dall'altra per far capire che insomma bravi. No, no, molto ricco. Apprezza molto questo video Edi Betems in diretta che oltre a dire sì, sa chi l'ha fatto coronavirus e sì perché, ma tutto tace, dice anche grandiosi, sarebbe bello fare una serata nelle piazze con musica e cabaret. Sarebbe bello sì. Posso dire una cosa io, tanto tranquillamente, io con un amico, con un collaboratore che è un'agenzia di spettacolo, abbiamo stilato i protocolli per poter fare le serate e con l'amico Graziano Del Frate abbiamo già impostato le cose. Non è vero che non si possono fare serate, non si possono fare serate con il ballo, ma la musica d'ascolto e il cabaret si può fare e quindi speriamo di farne, ecco, con la fine dell'estate. Credo anche tu, Greta, che hai un duo acustico. Questo è un invito a farti pubblicità a gratis quando uno dice perché tu hai un duo Altro di che. acustico e tu devi dire. Servito su un piatto Eh d'argento, beh. swag acoustic duo, Greta Boldi, Leonardo Crenna. Siamo un duo acustico e riproponiamo delle cover in versione acustica, cover pop rock. Dai Queen a Battisti, a Giorgia, a Elisa, facciamo veramente di tutto e di più un bel pastone. E avevamo tante serate in questo periodo che ovviamente sono state neanche saltate perché sono state rimandate, semplicemente. Adesso credo che anche i locali attendano il momento giusto per far ripartire anche tutta la parte musicale. Ma sì, purtroppo bisogna ragionare sul fatto, adesso è l'unico momento serio di tutta la diretta, che come si faceva prima, per il momento non si può fare. Però, insomma, voglio dire, io onestamente che del ballo di gruppo o del latinoamericano non ne può fregare di meno, andare in un locale, ascoltare della buona musica, magari bevendo anche un cocktail fatto bene, a me non dispiacerebbe. Ecco, anzi, cioè Sì, probabilmente. Visto che io assolutamente. non ho più l'età per saltare, per ballare, visto che oggi ho fatto 46 anni, è il mio compleanno, e Ma quindi. ascolta, ma Andre, ma tu ce l'hai un bicchiere lì? Sì, ce l'ho, c'è dentro una candela, Prendilo per credo. favore.
Prendilo per favore in mano. Scusate, perché ha appena detto una cosa importante. Eccolo qua. Ha appena fatto gli anni oggi, okay. E noi non lo sapevamo. Non eravamo preparati. No, non era... Okay, che bello, che bello sta cosa. Sei pronto? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, Pastorani, tanti auguri a te. Grazie ragazzi, grazie. Il leone, la candelina, Sofia, Andre, Sofia. Adesso posso bere allora. Adesso puoi bere. Grazie ragazzi, un bel momento, grazie per gli auguri, grazie soprattutto per aver riesumato questo cappello con le luci che avevamo usato per il Capodanno del 2001, se non... Esatto. Un pezzo storico. Quando abbiamo fatto il trenino, va bene. Cercavo ecco. Le trombette, ma non l'avevo. Male che hai aggiunto A, E, I, O, U, perché hai detto quando abbiamo fatto il trenino mi ero già preoccupato. Vabbè, dai, che tu conosci tutte le lettere di Greta, soprattutto la Y. Manca A, E, I, O, U, Y. Cioè, non è che adesso ho detto... Siamo in fascia protetta, per favore. Comunque Andrea, io ho guardato quasi tutte le tue dirette. Sì. E si capisce che è l'ultima proprio dal livello degli interlocutori che hai scelto. No, io guarda, veramente, adesso sei tu che mi fai un buon assist. Io ho iniziato, la storia la sapete perché io dovevo iniziare la trasmissione degli eventi sulle TV locali come tutti gli anni. Quest'anno ero carico perché avevo un bel contratto, dei begli eventi da seguire, quindi ho detto finalmente quest'anno, e quindi naturalmente è successo quello che è successo. Ma non mi aspettavo, quando ho fatto queste dirette, prima una volta al giorno e poi due volte a settimana, di avere non solo un numero di ascoltatori così elevato. Poi mi ha fatto piacere indubbiamente che Telecupole, vedendo, mi abbia richiesto di nuovo dei servizi per il TG che io non davo più a loro, ma anche per la partecipazione, cioè nel senso che comunque, piaccia o non piaccia, al di fuori dei presenti abbiamo avuto una vincitrice di Sanremo, il sindaco della città, due assessori, Coraini che è un'attrice di livello mondiale, e quindi sono stato anche contento perché a tutti quelli a cui ho telefonato ho avuto la fortuna, non ho mai ricevuto un no, ecco, quindi sono stupefatto, e per me comunque anche aver avuto la diretta giovedì con il primo cittadino è, come dire, una testimonianza di, non dico autorevolezza, però comunque di correttezza e anche di onestà intellettuale, perché insomma è risaputo che certo. Io ho delle idee, vedo il mondo in un modo diverso rispetto al partito di appartenenza di Claudio, ma questo non impedisce di fare una conversazione serena quando si tratta di temi che riguardano la città, la buona amministrazione e queste cose. E peraltro credo che adesso, dopo questa diretta qui, che è l'ultima di fase 2, anche come 015 TV ci prenderemo un attimo di pausa, perché dobbiamo vedere come riconvertirci, perché gli eventi non ci sono. Oggi finalmente, dopo mesi, sono andato a fare un servizio al Giardino Botanico di Europa, perché riapre, ma lo facciamo per il telegiornale, non lo inseriamo in un contesto, e quindi dovremmo vedere cosa fare. Non escludiamo insomma di andare avanti con le dirette in qualche altro modo, e naturalmente voi sarete della partita. Allora, devi abbassare il livello, chiamaci tranquillamente. Esatto. Andrea. Senti Andrea, ma tu canti ancora Baglioni? Sì, a tratti sì. No, perché eri molto baglioneggiante. Molto baglioneggiante. No, io... Ai tempi. No, l'hai fatto tanto. Aspetta, magari la gente non lo conosce, vuoi dare una prova? Vorrei un pezzo di Baglioni, me lo fai un pezzo di Baglioni così a... Ogni tanto così? Parte la radio. Vai, pronto. Spotify, così? Sono Baglioni, vai. La facciamo proprio baglioniana. Baglioniana, sì, beh, certo. Facciamo questa. Così vai via,
Non scherzare, no. Domani via, per favore, no. La. Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore, tutto a posto. Ti era baglionizzato, avanti. Sai che comunque io e Andrea ci conosciamo da tanti anni, abbiamo fatto qualche serata in cui lui faceva Baglioni, poi insomma la vita non ci ha portato a frequentarci, Greta, ma i 2 anni che di Baglioni a Sanremo io l'ho pensato tutte le sere che guardavo il festival, mi aspettavo da un momento all'altro che uscisse anche lui a cantare, perché han cantato tutti Baglioni, mancava solo il Monteleone qua. Pensavo mi chiamasse per un duetto e non ha chiamato. L'hanno fatto tutti il duetto. Infatti, con Baglioni. Mi sono offeso tantissimo. Allora, lo credo, ma ti sei rifatto con questo bel duetto del video. Sentite ragazzi, ma chi volesse rivederlo, come fa? Dove va? Scrive direttamente su YouTube, ora c'è il coronavirus e ci trova. Che è il titolo della parodia. Ok, ma è su quale canale? Perché io l'ho avuto, ma onestamente non ho guardato. Sul mio canale YouTube, ma direttamente nella ricerca, quindi okay, in qualsiasi perfetto. Punto di YouTube, sulla ricerca. Il tuo canale YouTube è? Il mio canale YouTube è Greta Volmi. Vabbè, ma era sempre un assist per la pubblicità gratis. Ma sì, ma e non l'hai colto. Non ho marketing, non ho questo marketing inside. Commercialmente è terribile. Avrei bisogno di un manager. Tra l'altro noi in questi giorni abbiamo condiviso il video su tutti i gruppi dei fan di Max Pezzali, sulle band locali, perché ci aspettavamo che qualcuno ci dicesse fa schifo, nel senso che volevamo portarti qua una polemica un po' tipo Live non è il Guasco, una cosa del genere, fare un po' di polemica con gli altri gruppi locali. Che... col cuore! E invece l'hanno apprezzato tutti, anche i Sempre Noi, che sono la tribute band locale degli 883, ci hanno trattato bene, quindi non ho polemiche da portare, Andrea. Mi dispiace perché so che aiuta per lo share, ma non ho polemiche da portare. Ascolta, però mi risulta che Greta sia stata fidanzata con Mark Caltagirone prima di conoscerti. Assolutamente sì, se volete però questo lo facciamo in un'altra puntata, perché è una storia molto lunga che tocca anche corde del mio animo che non vorrei. Aspetta, è proprio l'ultima puntata. Ti sono mancato in questi anni, vero? Sì, molto. Tu oggi, Andrea, mi hai detto, sì, è l'ultima puntata, dai, la facciamo un po' leggera. L'hai detto, eh? Sì, è vero, no, ma ci tenevo perché... ed ero anche molto contento quando hai proposto il video e quando l'ho visto, perché sono serio, sono d'accordo con l'introduzione... Insomma, bisognerà anche prima o poi imparare a sorridere di questa cosa, cioè oltre che incazzarci, poi intendiamoci, cioè all'inizio è stata difficile da vivere, lo è ancora, però un certo tipo di informazione... Diciamo che l'hanno un po' trasformata in comicità, perché decreto 1, decreto 2, stampa un foglio, stampane 2, stampane 5, dopo un po', cioè... Dicevamo tutti, ma io la stampante basta, sì, anche quale foglio devo uscire, la 1, la 2 o la 3? Anche perché poi il dramma di questa cosa era quella che non potevi acquistare le cartucce, perché era una delle cose che non potevano vendere e continuavano a dare decreti, ma lì cioè, è un'ironia fatta dalle istituzioni, cioè già loro delle volte sono comici, potrei dire, anche perché insomma... Piaccia o non piaccia, questo governo deriva un pochettino dall'iniziativa politico di un comico, ma questo sarebbe una cosa che qualora io la dicessi potrebbe prestarsi a qualche polemica, per cui non la dico. No, non dirla. Non Andrea, la dico assolutamente. Per favore, trattieniti. Comunque volevo dirti una cosa, Andrea, non so se hai notato, ma... Giuseppe Conte, non trovi che assomiglia un po' a Giovanni Mucciaccia di Art Attack?
Difatti, io avevo paura che a un certo punto se ne uscisse dicendo e utilizzate la colla vinilica. Vinilica. E questo nuovo decreto finalmente è fatto. avevo questa paura. Tra l'altro, Greta, tu non sai che io con Andrea ho un passato in cui... Che senso? Sì. Lui mi mandò... Facevamo il trenino. Facevamo il trenino anche lui. Bravi! Lui, adoro! Una volta mi mandò a fare un provino per uno spettacolo che si teneva, una serie televisiva che si teneva, che era stata girata a Biella, che era La Freccia Nera, dove io dovevo fare il capo di questa banda di rivoltosi e avere un rapporto non consensuale, chiamiamolo così, con Martina Stella. Ah. Quando arrivai a fare questo provino, è la prima volta che non mi hanno preso dicendomi che ero troppo bello per la parte. È vera questa storia. È vero, Greta, cercavano uno perché doveva essere la guardia, quindi doveva essere brutto, ingrugnito, e lui, poverino, è andato tutto bello leccato, gli ha detto no, ne cerchiamo uno più brutto. È vera questa storia. È vero. La cosa che non ho mai capito è perché quando ad Andrea gli hanno detto devi cercare uno brutto e ingrugnito, ma chiamate, mi ha detto vai a fare il provino. Questa è la parte che è vero, è vero. È vero. Ma lì è stata una telefonata di questa agenzia che curava il casting. Erano disperati in quel momento, perché non avevano... Poi è andato una persona che ho rivisto recentemente... sì, in effetti era molto più brutto di te, Andrea. Grazie, Andrea. Sto cercando di recuperare tutti questa cosa. Sì. Comunque, da questo fatto abbiamo capito che quando Andrea Guasco Forzani è disperato, tipo mandare qualcuno a fare un provino o chi chiamo per l'ultima puntata, contatta me. È vero, guarda che le ultime risorse, o c'è sei, c'è anche un altro che magari ci segue live e che è un amico comune, che è il Joe Bonfante. Anche lui, una volta l'ho chiamato... ma questo ti parlo, sarà stato il 2005-2006, mi ha dato buca un ragazzo che doveva sfilare per i negozi di moda di via San Filippo, e ho chiamato lui e gli ho detto ascolta, sei bello, piace alle donne, vieni a sfilare. Gli ho fatto fare il modello, non ha osato dirmi di no perché ci conosciamo da troppi anni. E poi un'altra volta mi è successo nella trasmissione che facevo per GRP Televisione 3 anni fa, all'ultimo momento mi è mancato un ospite, gli ho detto ascolta, mi manca un ospite, vieni tu, per cui le ultime risorse sono Andrea Monteleone e Giovanni Bonfanti. Che comunque è un gradino sopra di me, Gio Bonfante, diciamo che è proprio quando raschi il fondo. È stato, però devo dire che, cioè, io il momento della sfilata nei suoi occhi ho visto il terrore, perché poi ero andato a cercarlo di persona, ma non ha osato dirmi di no, e questa cosa l'ho sempre apprezzata e ogni qualvolta posso la ricordo, perché però era prima del periodo corsa, quindi era... Adesso sarebbe forse anche troppo in forma. Troppo in forma. Quindi allora era... Vabbè, salutiamo Gio Bonfante. Ok. Guardaci dall'assù. Va bene. Ma è vivo. Ma è ancora vivo. Cosa stai dicendo? Scusate, non so. Ciao, Gio, scherzo. Allora, bene. Edi, mi fa gli auguri. Donatella, che è tua zia, credo, no? È mia mamma. Hai tua mamma, Donatella, va bene, mi fa gli auguri. Chiara Ir, carinissima la canzone. E Davide Neggia, ciao Davide, che belli che siete. Quindi naturalmente riferito a me e a Greta. A lui ovviamente. Perché... No, ho detto a lui e a Greta, giustamente. Andrea... Strano. Grazie. Strano. Va bene ragazzi, sono le 21:33, io adesso vi saluto e grazie per aver partecipato all'ultima diretta di fase 2, grazie per il video che avete condiviso e avete presentato, che è stato molto carino, questa parodia sul coronavirus, sulla quale insomma dobbiamo, visto che dobbiamo imparare a conviverci ancora per un po', possiamo anche sorriderci sopra. Io ringrazio tutti gli ospiti che abbiamo avuto prima in mezz'ora di quarantena con, quando l'appuntamento era giornaliero, e poi in fase 2 quando l'appuntamento è diventato bisettimanale.
Ringrazio tutti quelli che negli anni hanno collaborato con 015 TV, con il sito prima, con il canale web poi, con la trasmissione televisiva sulle emittenti private negli ultimi tempi. Adesso sicuramente ci prendiamo qualche giorno di pausa, cambieremo probabilmente qualcosa nella pagina e vi terremo aggiornati perché. Insomma, il guasto non vi abbandona mai, ecco, anche così ne approfittiamo per salutare anche Max Gillo che ci ha salutato e che siccome all'inizio non si sentiva il mio audio ha scritto il guasto non si sente, quindi giustamente. Va bene, grazie ragazzi. Grazie a te, Andrea, grazie di tutto. Ok. Però così bianco-neri con la trombetta a me non è che piaccia tanto, perché Non vedo che. piace neanche a me, Ecco, sinceramente. ok. Preferisci così? Cos'è quello lì? Il festeggiato. Bella Questo quello. Eh Va sì, era per te, guarda. bene. Grazie ragazzi, grazie anche degli auguri e della canzoncina. Mi sono quasi Grazie a te, commosso. Andre. Ciao ciao Grazie di ciao e tutto, terminiamo complimenti. così la nostra diretta e la nostra Grande. avventura di fase 2. Ciao! Johnny, ciao ciao!